dobbiamo passare ora alle ordinazioni dei nostri cari. Vorrei un attimo che ci fosse un messaggio per davanti, per ricordare i nostri anziani e le nostre prossime diaconesse, già qui davanti. Prenderò una alla volta e dovranno leggere un impegno che prendono davanti a Dio e davanti alla comunità. È un impegno importante che non potranno mai dimenticare, perché lo leggono davanti a Dio e davanti ai testimoni. Cominciamo col primo, è il prossimo anziano, il diacono Nicola. Vieni Nicola. Avanti, avanti pure con ste mani, su, su. Nicola e Stella vengono tutte le settimane da Firenze. Vengono da Firenze. Voi avete visto in tutti questi anni l'impegno di questo nostro fratello. In chiesa ci ha messo a posto tutte le mail, ha fatto sì che potessimo essere in teleconferenza. E ancora oggi, tutte le volte che chiediamo qualcosa, sempre disponibile, un anziano che serve. Ed è per questo che è un anziano. Ha sempre servito, senza chiedere mai nulla. Ha sempre servito, solamente per dare gloria al Signore. È per questo che oggi viene onorato da tutta la comunità, come nuovo anziano della comunità Fonte di Vita. Ora Nicola dovrà leggere questa promessa. Voi siete testimoni dell'impegno che Nicola prende davanti a Dio e davanti a voi. Io ho sottoscritto Nicola Melai in questo giorno, riconoscendo l'autorità del ministro ordinante e la volontà della Chiesa e dei suoi organi di governo, ricevo l'ordinazione all'anzianato della Congregazione Cristiana Pentecostale Fonte di Vita, affiliata al movimento delle chiese cristiane evangeliche Nuova Pentecoste. Oggi, dinanzi a Dio e al suo popolo, prometto di adempiere con diligenza e fedeltà i miei doveri di servo di Dio e anziano della Chiesa. Prometto dedizione e obbedienza alla parola di Dio e biblico rispetto agli organi di governo della Chiesa. Mi impegno a predicare la parola di Dio, insegnare la sana dottrina e esercitare il ministero con umiltà e consacrazione. Prometto di essere leale e sincero con chi serve con me, amorevole e disponibile verso il popolo di Dio. Prometto di mantenere alta la testimonianza del ministero con la mia personale consacrazione, mantenendo una condotta di vita integra e morale. Ciò farò con l'aiuto e la grazia di Dio. In obbedienza alle sacre scritture, 1 Timoteo 3, 1, 7, Giovanni 2, 21, 16, Tito 1, 5, 9, in osservanza agli ordinamenti della Chiesa e all'autorità pastorale del ministro celebrante, oggi, 6 mesi di giugno dell'anno 2020, Nicola Melai, nato il 23-11-75 a Pontedera, è ordinato al ministero di anziano della Chiesa Congregazione Cristiana Pentecostale Fonte di Vita. Possiamo fare un altro applauso. È una ragazza sempre pronta, umile, gentile, cortese, mai una lamentela, sempre pronta in qualsiasi momento, con qualsiasi telefonata, in qualsiasi tempo, in bicicletta, piove, nevica, lei viene in chiesa a pulire, a sistemare, a telefonare.
è veramente un esempio per tutti noi, io posso dirvelo tranquillamente, non toglie nulla agli altri perché tutti quanti sono persone meravigliose, ma questo è un ragazzo di un'umiltà incredibile, proprio abbiamo sentito nel cuore che Leda Ciulla detta Antonella deve essere fatta diaconessa. Ho già detto tutto e ora Leda, Antonella, legge anche lei il patto di fedeltà davanti a Dio e davanti agli uomini. Io sottoscritta Leda Ciulla, in questo giorno riconoscendo l'autorità del ministro ordinante e la volontà della Chiesa e dei suoi organi di governo, ricevo l'ordinazione al diaconato della Congregazione Cristiana Pentecostale Fonte di Vita, appartenente al movimento delle Chiese Cristiane Evangeliche Nuova Pentecoste. Oggi, dinanzi a Dio e al suo popolo, prometto di adempiere con diligenza e fedeltà i miei doveri di servo di Dio e diacono della Chiesa. Prometto dedizione, obbedienza alla parola di Dio e biblico rispetto agli organi governo della Chiesa. Impegno di predicare la parola di Dio, insegnare la sana dottrina e esercitare il ministero con umiltà e consacrazione. Prometto di essere leale e sincera con chi serve con me, amorevole e disponibile verso il popolo di Dio. Prometto di mantenere alta la testimonianza del ministero con la mia personale consacrazione, mantenendo una condotta di vita integra e morale. Ciò farò con l'aiuto e la grazia di Dio. In obbedienza alle Sacre Scritture, ripeto, 1 Timoteo 3:1-7, Giovanni 21:16, Tito 1:5-9. In osservanza agli ordinamenti della Chiesa e all'autorità pastorale del ministero celebrante, oggi, 6 del mese di giugno dell'anno 2020, Leda Ciulla, nata il 2672 a Palermo, è ordinata al ministero di diacono della Chiesa Congregazione Cristiana Pentecostale Fonte di Vita. Ora un'altra nostra carissima sorella, moglie del nostro anziano, e anche lei ogni settimana con gioia viene da Firenze, sempre pronta anche lei a servire, mai fatto un piccolo motto di disapprovazione in qualsiasi cosa le sia stata data, è una donna che comunque è un grande sostegno anche per il marito, per questo anziano. Ed è una ragazza veramente pienamente dedicata a tutto ciò che fa come monitrice e alla comunità Fonte di Vita. Per cui voglio chiamare nostra Stella a venire. Io, sottoscritta Stella Decorato, in questo giorno, riconoscendo l'autorità del ministro ordinario e la volontà della Chiesa e dei suoi organi di governo, ricevo l'ordinazione al diaconato della Congregazione Cristiana Pentecostale Fonte di Vita, appartenente al movimento delle Chiese Cristiane Evangeliche Nuova Pentecoste. Oggi, dinanzi a Dio e al suo popolo, prometto di adempiere con diligenza e fedeltà i miei doveri di servo di Dio e diacono della Chiesa. Prometto dedizione e obbedienza alla parola di Dio e biblico rispetto agli organi di governo della Chiesa, l'impegno a predicare la parola di Dio, insegnare la sana dottrina e a esercitare il ministero con umiltà e consacrazione. Prometto di essere leale e sincera con chi serve a me, amorevole e disponibile verso il popolo di Dio. Prometto di
mantenere alta la testimonianza del ministero con la mia personale consacrazione, mantenendo una condotta integra e morale. Ciò farò con l'aiuto e la grazia di Dio. In obbedienza alle Sacre Scritture, 1 Timoteo 3:1-7, Giovanni 21:16, Tito 1:5-9, in osservanza agli ordinamenti della Chiesa e all'autorità pastorale del Ministero Celebrante, oggi, 6 del mese di giugno dell'anno 2020, Stella Decorato, nata il 12/4/76 a Napoli, è ordinata al Ministero di Diacono della Chiesa Congregazione Cristiana Pentecostale, Fonte di Vita. Siamo a quella che conosco meno. Non mi voglio dilungare in complimenti su questa nuova diaconessa perché sarebbero scontati. È una figlia meravigliosa, una madre che insegna ai figli quanto si ama Dio. Lo si vede da questi ragazzi che amano il Signore, questo lo fa insieme. Ma è stata anche nel passato una figlia meravigliosa, sempre pronta e sempre gentile, pur con grande autorità, ma in chiesa ha un amore per il Signore che onestamente è tangibile. Lei legge, canta, lei vuole onorare il Signore, tante sue canzoni, lo sapete, sono cantate in tante parti del mondo, canzoni che sono venute nel suo cuore come musica, come parola, ma soprattutto una figlia di Dio, figlia mia, basta, non dico altro, ma una figlia di Dio che io stimo tantissimo, e questa è Camilla Giovanotti. In questo giorno, riconoscendo l'autorità del ministro ordinante e la volontà della Chiesa e dei suoi organi di governo, ricevo l'ordinazione al diaconato della Congregazione Cristiana Pentecostale Fonte di Vita, appartenente al movimento delle Chiese Cristiane Evangeliche Nuova Pentecoste. Oggi, dinanzi a Dio e al suo popolo, prometto di adempiere con diligenza e fedeltà i miei doveri di servo di Dio e diacono della Chiesa. Prometto dedizione e obbedienza alla parola di Dio e biblico rispetto agli organi di governo della Chiesa. Mi impegno a predicare la parola di Dio, insegnare la sana dottrina e esercitare il ministero con umiltà e consacrazione. Prometto di essere leale e sincera con chi serve con me, amorevole e disponibile verso il popolo di Dio. Prometto di mantenere alta la testimonianza del ministero con la mia personale consacrazione, mantenendo una condotta di vita integra e morale. Ciò farò con l'aiuto e la grazia di Dio e solo con quello. Obbedienza alle Sacre Scritture, 1 Timoteo 3:1-7, Giovanni 21:16, Tito 1:5-9, in osservanza agli ordinamenti della Chiesa e l'autorità pastorale del Ministro Celebrante, oggi, 6 del mese di giugno dell'anno 2020, Camilla Giovanardi, nata il 17/5/71 a Modena, è ordinata al Ministero di Diacono della Chiesa Congregazione Cristiana Pentecostale. Ora chiedo ai diaconi e all'anziano di venire qui davanti per
prossima e canteremo un attimo la canzone. Facciamo sentire per la vicina. È un onore per me, perché è un grande onore che loro oggi ricevono. L'anziano si può mettere in mezzo. State distanti, siamo in piedi. Cantiamo tutti insieme, questa volta non canta Camilla, ma canterà un CD. È un onore per me servirti. È un grande onore, cari ragazzi, che avete. E vi voglio fare una domanda prima di cantare. Portatevi verso me. Attenzione a quello che vi dirò. Il nostro pastore ci guida. A volte ci corregge. A volte comanda. A volte ci coccola. A volte ci insegna. A volte ci pone domande. A volte ci rincorre se siamo un po' troppo distanti, ma sempre, sempre ci invita con un amorevole seguimi, seguimi. E per le pecore che seguono la voce del pastore ci sono pascoli erbosi ed acque tranquille. Che tutti voi che oggi siete stati ordinati siate pecore che ascoltano il pastore e lo seguono, e quanto lui parla, loro faranno ciò che dice. Ora voglio chiedere a Camilla, Nick, Stella, Leda, volete fare questo? Sì. Volete fare sì. Questo? Amen. Ora ci voltiamo, cantiamo. Il Signore ha ascoltato.